Uno dei dischi più irriverenti che uscirono nel 1978 è stato senza dubbio Masturbati. Questo mio primo album lo pubblicai con Cramps Record di Gianni Sassi, che con il suo coraggio avanguardista fece sì che la mia musica potesse avere un posto nel panorama della musica non allineata. Beh, il 6 aprile del 2023, al Teatro Lirico Giorgio Gaber, a Milano, si terrà un concerto in occasione dei 50 anni dalla fondazione della Cramps. E ci saranno alcuni dei nomi che fecero di questa etichetta una bandiera indipendente che dettò legge nel panorama del discografico alternativo. Ci saranno Patrizio Fariselli Open Area Project, ci sarà Alberto Camerini, Lucio Fabri and Friends e ci sarò io con alcune delle mie canzoni tratte da quell'album. Insomma, un'occasione imperdibile e irripetibile per assaporare la musica di quei meravigliosi anni.